Salve a tutti, mi sta portando Paolo il serpente, un serpente vero che devo vedere almeno un'ultima volta. Sto parlando con l'ONU Intergalattica, dicono che esista, una volta ho visto un video che parla dell'ONU Intergalattica, comunque sì, deve essere l'ONU Intergalattica, che parlava dei diritti umani, almeno sul pianeta Terra. Dovrebbero esistere i diritti umani. Ecco, io mi appello all'ONU Intergalattica, purtroppo sono un detenuto e non per reati che ho commesso materialisticamente, ma per reati di pensiero. Io mi chiamo Gabriele, sono in questa prigione e io ho gente o serpenti veri, grandi, grossi, che mi entrano nel cervello, quello che io chiamo cervello, che sarebbe quello che ho sopra gli occhi, dentro la calotta cranica, si chiama così nella mia lingua. Sono convinto che voi riuscirete a tradurre queste parole nel giusto modo. E vi dico che voglio essere liberato perché in questo pianeta esistono i reati materialistici, ma io non ne ho commessi. I reati di pensiero non dovrebbero esistere. Sto parlando proprio di un pensiero. Un pensiero che può portare, certo, a delle azioni, ma sempre azioni buone, azioni costruttive, azioni per fare del bene alla società, perché comunque, volente o dolente, vivo in società. Voglio dirvi che sono stanco di sentire, cioè nel senso buono del termine, sono stanco di avere gente nel cervello, ve l'ho già detto. Seconda volta che ve lo dico, qualcosa posso capire, ma è qualcosa è poco. Io voglio essere unico per certi aspetti, nel senso, voglio essere io da solo col mio cervello, col mio corpo, a comandare il mio corpo e il mio cervello. Voglio sapere le leggi, se non ci vuole troppo tempo, perché io in questo pianeta ho 46 anni, insomma, sono nato qua e 46 anni sono tanti. Non so quanto vivrò ancora a lungo. E voglio dirvi di fare qualcosa, ma velocemente, perché io sinceramente sono stanco di questi giochetti, sono stanco di avere gente nel cervello che mi manipola, mi muove il mio corpo come vogliono loro e che non posso neanche andare a prendere un caffè alla stazione all'orario che voglio io in un paese come l'Italia, che è un paese libero. Per moltissimi aspetti è un paese libero. Non mi fanno lavare, mi tocca essere sudicio. E niente, basta, non dico nient'altro. Non sono un mostro, non credo che diventerò mai un mostro, ma insomma, non voglio passare la mia vita da povero, sono povero. Non mi fanno realizzare, ho dei progetti buoni, personali. Voglio andare a lavorare, perché no? Il lavoro potrebbe anche nobilitare l'uomo, però vogliono spendere loro i miei soldi, manipolando il mio corpo, manipolando il mio pensiero. Non posso accumulare, a me piace accumulare, eppure non è un reato. Io vi voglio bene, cioè vi voglio bene, non vi conosco, penso di potervi voler bene, ma insomma questa è un... chiamavola guerra civile, quello che volete voi, ma anche no. Che sono stanco di combattere, io tutti i giorni devo combattere una guerra, a volte lo so, a volte non lo so, che la sto combattendo, ma è una guerra stupida, inutile. Io sono buono, fondamentalmente sono buono. E che altro aggiungere? Mi hanno detto queste voci, queste persone, questi serpenti veri che entrano nel cervello, che non so come fanno, vorrei saperlo da una parte, che sono nato dalla parte sbagliata del mondo, forse sono nato sotto il dominio di una persona cattiva. Io non lo so, anche questo manca le informazioni, cioè non so, io conosco le leggi italiane, qualcuna le conosco, quelle importanti le conosco, conosco gli obblighi, però
Però non mi va di fingere di essere schizofrenico, paranoide, quando non lo sono, ma cioè mi manipolano il mio corpo, lo muovono come vogliono, i miei pensieri non sono liberi come dovrebbero essere, e questo non lo accetto. Non lo accetto come non accetto le richieste, da quello che ho capito io, voi ne sapete più di me sicuramente, non potete negarlo. Non giochiamo a negare l'evidenza, che l'ONU mi ha chiesto di levarmi i denti, mi ha chiesto come proposta, mi ha fatto attraverso queste voci, attraverso questa gente che mi entra nel cervello, ho fatto la richiesta di levarmi i denti, levandomi i denti mi trovo un lavoro, mi trovo una donna, per fare una famiglia, perché è amore, ma io non conosco me stesso, io sono venuto alla scoperta. Pochi anni che so, dico, ho scoperto queste, di avere delle persone nella mia mente che mi manipolano, che muovono il corpo come vogliono, purtroppo. Sono anni e io sono stanco. Io voglio essere lì. Fondamentalmente voglio essere lì, libero e singolo. Al momento singolo, non cerco moglie, non cerco, scusate la parola, non cerco un cazzo di niente. E però voglio realizzarmi, però chiaramente se c'ho persone in testa mi realizzo male. Faccia vedere. E basta, sono arrivato. Io dovrei arrivare a 7 secondo i codici di Paolo Serpente, questi codici l'hanno inventato. Ma insomma, io voglio essere libero. Fate voi, cioè, io che vi devo dire? Io ho capito, sono andato nella parte sbagliata del mondo. Ma trovate la sistemazione, se no fate in modo di legalizzare l'eutanasia in Italia. Almeno, scusate i termini, mi levo dai coglioni. Sono contenti un po' tutti. Ah, buona giornata a tutti.